perché è il progetto Impera, chi è rivolto e in che cosa consiste? Il progetto Impera nasce sulla base del fatto che la pet therapy ha ormai dei dati di letteratura che dimostrano una sua efficacia nel mondo oncologico, anche se l'applicazione che poi ne deriva nella routine di tutti i giorni è decisamente scarsa, direi, sicuramente sottoutilizzata rispetto a quello che potrebbe essere. In particolare nel progetto Impera il programma di pet therapy viene offerto a pazienti affetti da tumore del polmone che siano stati trattati radicalmente con la chirurgia o con un approccio chemioradioterapico. Quindi si vanno a targettare quei pazienti potenzialmente trattati radicalmente, anche perché uno dei disturbi principali per questi pazienti è la fatigue e paradossalmente uno dei migliori rimedi per la fatigue è il movimento, ed è proprio per incentivare questo movimento che vengono coinvolti gli animali, in particolar modo in Impera verranno coinvolti dei cani. Ecco, è uno dei primi progetti in pazienti, di pet therapy in pazienti colpiti da questa patologia? Direi di sì, a nostra conoscenza è uno dei primi progetti che vengono realizzati sul territorio nazionale. Abbiamo scelto di fare questo progetto in esterno, Torino offre molte location che si prestano a queste attività e poi soprattutto perché andiamo a seguire e supportare dei pazienti, diciamo, che possono permettersi da un punto di vista fisico e di recupero di stare all'esterno. Il trattamento della fatica, ripeto, è fondamentale anche perché non è mai un sintomo che in questi pazienti si presenta da solo, molto spesso si accompagna a depressione, ad insonnia, quindi il trattamento della fatica in sé va a risolvere tutta una serie di problematiche che potrebbero inficiare quelli che sono i buoni risultati di una terapia.